Profughi e sanità. Dal palco della Gaetana, il governatore del Veneto Luca Zaia ha voluto tornare sui temi cari alla sua regione, non mancando di dettare i tempi per la riforma della sanità, in ballo da mesi in Consiglio regionale, e per la realizzazione del patto di Genova, stretto con i governatori della Liguria e della Lombardia, per contenere e gestire il numero dei migranti a nord. Ma la risposta più attesa ieri è stata quella sul nuovo ospedale di Padova. Noi siamo assolutamente a posto con le carte. Siamo pronti per il passaggio di proprietà e quindi dell'area da parte del comune verso la regione, dopodiché quando abbiamo l'area siamo anche in grado di cominciare a investire rispetto al progetto e a tutto quello che è il piano dei finanziamenti. Per noi resta un progetto irrinunciabile quello del Policlinico e quindi si va avanti. Il prossimo 7 di ottobre dovrebbe tornare al tavolo del direttore generale la bozza di accordo di programma, bozza che non conterrà però la variante di destinazione d'uso dei terreni in questione. Io mi fermo qui, nel senso, è inutile ogni volta aprire fronti nuovi. Oggi abbiamo una certezza che con un'area che fra l'altro ci arriva gratuitamente dal comune di più di 50 ettari possiamo realizzarsi sopra un ospedale. Il prossimo 4 di ottobre invece tornerà in Consiglio regionale la riforma delle USS, bloccata ad oggi dopo l'ennesima richiesta da parte dei consiglieri dell'opposizione di avere la seconda USS veronese, una pretesa che rischia di far saltare l'intervento di spending review su cui l'intera riforma si basa.